magia di una città bellissima, viva, accogliente e l'immagine che Cosenza ha offerto ai cosentini e a migliaia di visitatori in occasione dell'edizione 2019 di Invasioni. Un evento storicizzato che è diventato il festival della contemporaneità, dell'inclusione, del moderno che si fonde con l'antico, della cultura che si fa viva attraverso i luoghi e le diverse forme d'arte. È un festival quest'anno che unisce la città, un festival della condivisione rispetto ai luoghi e anche alle persone. Abbiamo voluto realizzare molti eventi qua nel centro storico, nella città antica, ma con questo filo anche spaziale e temporale che lega queste attività culturali alla cultura contemporanea. Quindi molti giovani qui in piazza che si riappropriano del centro storico, che vivono anche gli spazi insieme partecipando a concerti di musica contemporanea. Battito Urbano è il titolo del Festival delle Invasioni 2019, che rompe a Cosenza con un cartellone ricco di eventi e di appuntamenti. Dal cuore pulsante del centro storico fino alla centralissima Piazza Bilotti è un'invasione di creatività, arti, musica, gusti e sapori. La contemporaneità è un po' il leitmotiv di questa città negli ultimi anni, ma attraversarla attraverso appunto le arti, attraverso la musica, attraverso il teatro, ma quindi anche attraverso i nuovi luoghi, vecchi e nuovi luoghi, meglio ancora, è la sfida, è il desiderio che cerchiamo di raggiungere. Il Festival delle Invasioni è soprattutto un viaggio nel mondo della buona musica. La musica che aggrega, che unisce e regala serate spensierate ad adulti e giovanissimi. Il Festival delle Invasioni 2019 quest'anno non si è fatto mancare proprio nulla, coinvolgendo in un calendario ricco di appuntamenti anche i tanti artisti calabresi, famosi per le loro sonorità in giro per il mondo. E sono proprio gli artisti calabresi che ricevono l'omaggio di una targa per conto del sindaco della città Mario Occhiuto e aprono i beni suonati del Festival delle Invasioni 2019. Piazza 15 Marzo diventa così per 5 serate il palcoscenico dei generi musicali più vari e degli artisti più ricercati del momento. Mi si scioglie la bocca. Nella prima serata di debutto del festival, resa magica dall'eclissi lunare, si parte subito con il piede giusto. Sale sul palco per primo il talentuoso Diodato. Con la sua presenza scenica e la scrittura per immagini, racconta di amori finiti e nuove speranze. E dici che troveremo prima un po' il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio. Quando si riesce a fare musica, a portare cultura dentro le città, a far riunire la gente nelle piazze per divertirsi, credo quello sia il messaggio poi più bello che si possa lanciare. Poi stasera era una serata splendida con la luna lì, pieno di gente, quindi grande emozione. E chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me. Sono qui, mi manca il fiato, vorrei davvero essere semplice, ma so che è stupido considerato che non fa parte di me. La piazza poi si scatena con il cantautore calabrese Peppe Voltarelli, precursore della tarantella punk, che fa ballare la folla al ritmo di Onda Calabra. Onda Calabra, il vacilanda, un disone, sai davai. Una festa di suoni che inneggiano al senso di appartenenza dei calabresi alla propria terra. Roccia.
Sono felice di tornare a Cosenza, che è una città in cui sono nato e cresciuto anche molto musicalmente attraverso gli anni. È una città che apprezzo molto e che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, ho trovato molto cambiata in positivo. È una città che emoziona molto, è una città che racconta molto di grandi entusiasmi, di passioni, di amore per l'arte, per la musica. Questo festival è una di queste passioni. Umare, fannate goglia, tu senti in tirine, passo per passo quando cammina. Usule, fannate goccia, da brinta di carne, facciani pure il capo pesante. E la terra che scivola chiana, un mare di singe ti porta lontano. Chi sarà vite rimarinare, chi sarà un cuore rimarinare, chi sarà un sangue rimarinare, chi sarà vite rimarinare, chi sarà un cuore rimarinare. Il momento più atteso della serata arriva con il cantautore sornione e socialmente impegnato Daniele Silvestri, che si racconta fino a notte fonda attraverso i suoi migliori successi. La panza è una danza e si balla nella danza con prudenza e eleganza e con un letto molto levanza, così da Genova può scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Brianza. Uno di Trapani, forse Provenza, no, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza, per resistere c'è la paranza. Occhi da orientare, mi raccontano emozioni, sguardo limpido, brillo di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare. Come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Delle invasioni spazia su più fronti musicali. Alla Villa Vecchia con il suo live set, in un'atmosfera psichedelica, si esibisce Pietro Iannuzzi, calabrese doc noto con il nome d'arte di Indian Wells. La sua esibizione di musica sperimentale mescola insieme sonorità ideate tra Londra, New York e i Monti del Pollino. La prima volta tra l'altro che suono a questo festival, è emozionante, è bello. Qual è il messaggio che vuoi veicolare attraverso la tua musica, oltre che far ballare i numerosi giovani che sono presenti qui all'evento? Ma sicuramente quello di inclusione, di insomma non avere confini mentali, un periodo in cui particolarmente abbiamo difficoltà in questo senso, per cui sì, coinvolgere tutti senza distinzione di sorta. Un'edizione ricca questa di Invasioni 2019 che unisce generazioni e racconta la storia di Cosenza, una città dal grande cuore che batte all'unisono e guarda al futuro. È un grande successo di pubblico per un festival, voglio ricordarlo, finanziato con fondi PAC da parte della Regione Calabria. È dedicato quest'anno al battito urbano, dunque alla musica contemporanea, alle sonorità, alle melodie
suonate nei beni culturali, perché questo è lo scopo del bando, e tese alla fruizione dei più giovani. Da qui la presenza di tante sonorità che ci hanno accompagnato in queste sere. Ci potesse tutta quanta la scena, ho dovuto fare il passo per pagarci la cena. Sono da solo, mo che fingono per stare con me. Ero da solo quando nessuno di voi ci credeva. Nel corso delle serate la musica è per tutti e per tutti i gusti. Per la gioia dei giovanissimi arriva sulla scena di Invasioni Izzy con la sua musica rap. Tutti quanti bene nati, chi per rabbia, chi per noia, chi ti prenota qui per aria, siamo come un maggio dagli lupi perché non c'è cibo in frigo, sai che siamo come in dubbio, come a sueto un passassino. Nella terza serata del Festival di Invasioni 2019, il primo a salire sul grande palco di Piazza 15 Marzo è il violinista astronauta Andrea Casta, l'artista che con il suo violino dall'arco fluorescente trasforma la musica classica in musica elettronica, in un viaggio in cui esalta la bellezza dello spazio, della luna e delle stelle. Andrea Casta, con la sua musica techno e house, in questi giorni ha realizzato il primo videoclip all'interno degli spazi di uno dei simboli della città di Cosenza, il Planetario. Passato giusto 3-4 giorni qui con la mia troupe, abbiamo avuto un'accoglienza meravigliosa. A settembre rilascerò questo video in cui c'è un'avventura, un episodio del mio The Space Violin Project ambientato nel planetario. Passaggio di testimone nella lunga notte di musica cosentina tocca poi all'eclettico trapper Achille Lauro, stile dirompente che ci riporta indietro al tempo dei Ramones e dei Doors. Si sono fuori, si sto sulla luna. Com'è? Com'è? Entro il negozio, camicia stracciata, dicono prego si accomodi per di qua. Davanti a un pubblico di giovanissimi in delirio canta le canzoni che in poco tempo gli hanno fatto scalare tutte le classifiche musicali. Siamo contentissimi appunto di essere approdati qui a Cosenza col nuovo show che appunto riflette quello che stiamo riproponendo. Quindi una rimescolanza di generi che si evolve in una cosa nuova. Della rassegna ha raggiunto il suo culmine nell'ultimo fine settimana con differenti generi musicali e l'esibizione di due tra i più apprezzati artisti della musica italiana. Prima il jazz, il blues, il soul del cantautore, pianista e musicista Rafael Gualazzi, che con i suoi virtuosismi al pianoforte ha impreziosito il festival e calamitato l'attenzione di un pubblico adulto.
grandissima opportunità essere qua, perché non sono state tante le occasioni nelle quali sono sceso in Calabria a suonare. È la prima volta a Cosenza, quindi sono molto felice di suonare per voi questa sera e spero insomma in altre occasioni. Concerto del Festival delle Invasioni 2019, tra i più attesi, porta sul palcoscenico di Piazza 15 Marzo una delle scoperte della musica indie, pop e rock contemporanea. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia, che ti serva da lontano ad indicarti la via. Lui è il cantautore di Latina Calcutta, che con le sue canzoni racconta di amore, paranoie, precariato, oroscopi e paracetamolo. Che tocca le corde di un mondo intimo dominato dalle logiche degli smartphone. Cinque serate di grande festa nel centro storico di Cosenza. Cosenza è una città al centro dell'attenzione dell'arte, della musica. Tutti gli artisti sono gli artisti della contemporaneità, gli artisti della musica attuale, che hanno toccato vari generi, ma il filo conduttore è appunto questa voglia dei ragazzi di partecipare agli spettacoli, e provane la partecipazione davvero numerosa. Invasioni si caratterizza dunque come il festival del moderno che sposa l'antico, in un processo di crescita continua tra conferme e novità. Sono proprio i luoghi della città a incorniciare le serate del festival. I musei ospitano mostre, le piazze si riempiono di gente, gli slarghi del centro storico si animano a vita nuova. La città investa tutta, proprio in questa unione anche costruita sui luoghi che devono essere vissuti negli spazi costruiti per gli uomini e non per le macchine, dai musei che ospitano anche attività multimediali, agli spazi aperti del corso principale con delle installazioni che sono molto apprezzate anche dai bambini, alla lettura di libri e partecipazioni di intellettuali nei nostri chiostri, con una grande condivisione di queste attività da parte di persone che vengono da fuori, fino ad una settimana ricca di eventi, di artisti giovani molto apprezzati da un pubblico giovanile, proprio di teenager, che si è svolto qui in piazza 15 Marzo, che devo dire è stato di grande successo. Yeah.
Invasioni 2019 non finisce qui. Continuerà a settembre con una chiusura col botto. Arriverà infatti a Cosenza Mahmood, ultimo vincitore del Festival di Sanremo.